quello sulla tecnologia con il professor Marco Camisani Calzolari. Professore, buongiorno a te. Buongiorno a voi, eccoci qua. Buongiorno prof, io lo dico sempre, Viggiani teme questo appuntamento e questa intervista come, non lo so, un malato teme l'operazione, perché vengono messe a nudo, insomma, tutte le sue mancanze, ecco, cosa che peraltro io non ho, ecco, che si sappia. Oggi vi lascio tranquilli, oggi non vi sgriderò, con la bacchettina del digitale. Ma vi voglio parlare di leggende metropolitane, di bufale, no? Sì. Perché sapete, ce ne sono troppe, sono tante, e soprattutto è pieno di gente che ci crede. E allora io vorrei, insomma, porre l'attenzione su questo tema. Ci sono le catene, no? Le catene di Sant'Antonio, che arrivano dai tempi in cui si scrivevano a mano, poi le fotocopie, adesso lo digitale è davvero facile, pieno di leggende allarmistiche, no? Però spesso sono anche facili, se volete, da riconoscere. Perché? Perché dentro magari i riferimenti sono sempre poco precisi, non è presente un link ufficiale magari alle fonti citate, si usa sempre l'espressione dal mese prossimo, ieri pomeriggio, no? Anche se la mail di solito poi non ha una data precisa. Uh-huh. E poi per riconoscere bisogna cercare su Google, eccetera. Ma la cosa più importante è che si dividono tra quelle, come dire, allarmistiche, che va bene, insomma, parlano di pericoli imminenti, e tendono, insomma, a farci intimorire. Quelli sono i Maya che li mandano, prof. Colpa dei Maya. Maya, no? Tutte le cose. Poi quelle insomma, come dire, quelle che stimolano la curiosità, no? Tipo, vi ricordate le più famose, quelle del turista fotografato l'11 settembre 2001 in cima al World Trade Center mentre uno degli aerei sta arrivando, che era evidentemente un fotomontaggio, ma molti ci hanno creduto e l'hanno fatta girare molto. Ma le cose veramente pericolose sono le truffe alla nigeriana, si chiamano così, no? Cioè, quindi sono quelle famose del zio che deve trasferire i soldi. Mm-hmm. O del appunto nigeriano che chiede i vostri dati del conto corrente perché deve incredibilmente trasferire 1 milione di euro sul vostro conto. Ecco, attenzione, perché le cose così evidentemente straordinarie spesso nascondono delle truffe. Vero. No? Nascondono anche virus, nascondono, perché ci fate girare dietro, a volte magari fa girare un virus. Quindi, insomma, attenzione quando vi ricordate anche quelle, no, sui rossetti al piombo, piuttosto che altre contro le aziende. Andate a vedere se c'è quell'ingrediente dentro i vostri prodotti in casa, che spesso sono bufale e fanno dei gravi danni alle aziende, perché poi sono stimolanti, per cui la gente le fa circolare e magari creano anche problemi a gente che ci lavora. Però, no? Prof, abbia pazienza, è difficile discernere in questo ambito la bufala oppure no. Ad esempio, quando girano queste sull'attenzione perché questa marca di prodotto potrebbe anche essere vera. La truffa alla nigeriana è palesemente una truffa, però. Sì, allora, ci sono, fortunatamente online è possibile andare ad informarsi. Allora, chi ha voglia di fare l'esploratore della bufala ha tutti gli strumenti per farlo, perché va su Google, cerca se è una bufala, qualcun altro ne ha parlato, si va a cercare nei siti, soprattutto se sono bufale, come dire, legate all'attualità, o comunque potenziali bufale legate all'attualità, bisogna andare a vedere i siti, insomma, più autorevoli, no? La BBC, la CNN, insomma, se è mondiale, oppure quelli veramente sono italiani, nel caso in cui fosse italiana, ma di solito sono sempre tradotte, arrivano sempre dal mondo. Oppure ci sono quelli che lo fanno già di mestiere, tra virgolette, quindi non so, tra i più famosi c'è, cioè, leggendemetropolitane.net, o un italiano che si chiama Paolo Attivissimo, che è proprio il servizio antibufala, quindi dove nel suo sito le raccoglie. Per cui, ecco, il modo per capire c'è. Però ho trovato una ricerca della Ohio State University che dice che sostanzialmente ci sono proprio persone predisposte, no? a rifiutare ad accettare la falsa notizia. Mm-hmm. Hanno fatto un piccolo esperimento e hanno visto che c'è proprio chi ci vuole credere, no? Ecco. Pensate, e te ne presento uno, Max Viggiani è qui con noi. No prof, io l'unica bufala che conosco è la mozzarella. Eccolo che mi piace qua. Tanto va bene, dai, chiudiamo qui il nostro spazio tecnologia. Attenzione alle bufale, alle catene di Sant'Antonio. Certo. Prima di dare i vostri dati di un conto corrente, ma anche soltanto l'indirizzo di casa, pensateci non 2 ma 200 volte. Grazie al prof Marco Camisani Calzolari, buona giornata, buon weekend a voi, buongiorno.